La lezione di oggi tratterà di Google Calendar parte 2, ovvero noi con Giorgia abbiamo visto una prima introduzione di quali sono le impostazioni base, di come impostare gli eventi, di come aggiungere un impegno al nostro Google Calendar. Abbiamo visto insieme a Giorgia qual è la struttura dell'applicazione, come posso modificare la visualizzazione della settimana, dell'anno, magari visualizzare solo il giorno. Okay? Se non doveste ricordarvi alcune cose, alcune impostazioni, sapete che abbiamo sempre le lezioni registrate sul sito di insiemeacasa.it. Trovate l'archivio delle lezioni. Se c'è qualcosa che ancora non vi è chiaro, che non vi ricordiate perfettamente, potete sempre andarvi a rivedere la lezione registrata. Bene, allora, iniziamo con un piccolo ripasso di quello che abbiamo visto finora. Allora, noi abbiamo imparato insieme a Giorgia perché usare Google Calendar, quali sono i vantaggi di questo strumento. Abbiamo imparato ad accedere al nostro calendario sia dal computer che dallo smartphone. Abbiamo detto che l'utilizzo dello smartphone è più importante. Abbiamo studiato principalmente come utilizzare Google Calendar dallo smartphone, proprio perché, come l'agenda, lo smartphone è portatile, ce lo portiamo dietro. Quindi, attraverso lo smartphone, è anche più utile vedere i nostri impegni. Solitamente l'agenda la guardiamo quando siamo per strada, no? Che appuntamento ho, che impegno ho. E quindi è più importante imparare ad utilizzarlo tramite il nostro dispositivo portatile. Come vi ho detto prima, abbiamo imparato anche quali sono le varie visualizzazioni e le impostazioni grafiche del calendario. E abbiamo anche imparato come possiamo creare dei nuovi eventi, oppure modificare degli eventi già esistenti. Se li abbiamo già impostati, possiamo modificare l'ora, il posto, cioè il luogo, la localizzazione dell'evento, eccetera, eccetera. Infine, abbiamo anche imparato ad utilizzare i colori, vero? L'utilizzo dei colori ci aiuta anche a differenziare tra un tipo di appuntamento e un altro. Per esempio, se ho un appuntamento dal dottore, magari ricorrente, potrò impostarlo di colore blu. Quindi io, andando poi a guardare il mio calendario, visualizzando questi quadratini blu, mi rimanda subito e mi ricorda, anche se non ho letto quello che c'è scritto, sull'appuntamento, so già che quello è l'appuntamento al dottore, per esempio. Oppure posso fare i miei, per esempio, nel mio calendario, i miei appuntamenti in palestra sono in viola. Quindi so direttamente quando ho l'appuntamento, per esempio, in palestra. Abbiamo imparato anche a cambiare il colore predefinito del calendario e come creare degli eventi ricorrenti. Cosa sono gli eventi ricorrenti? Sono quegli eventi che accadono ciclicamente. Un compleanno, per esempio, oppure una visita dal mio fisioterapista. Io vedo il fisioterapista una volta ogni 2 settimane. Allora, so che lo vedo il giovedì a tale ora, posso impostare l'appuntamento una volta sola ed imporre che l'appuntamento è ricorrente. In questa maniera, il Google Calendar, che è intelligente, mi ripeterà questo appuntamento in maniera ciclica nell'orario che io ho impostato. Posso aggiungere dei giorni festivi, cercare degli eventi ed eliminare degli eventi. Bene, questo è bene o male quello che abbiamo visto fino ad ora. Oggi entreremo un po' più nello specifico, approfondiremo alcuni aspetti. Impareremo come aggiungere giorni festivi e compleanni. Vedremo come possiamo programmare un obiettivo. Ok? La parola è un po' strana, cos'è un obiettivo? Poi ve lo spiegherò meglio, vi chiarirò questo punto. Vedremo come possiamo invitare dei contatti, ovvero se ho un evento condiviso con altre persone, io attraverso Google Calendar posso invitare queste persone al mio evento. Se ho un compleanno e voglio invitare Giorgia,
Edoardo, Daniela, Laura, Michele, eccetera, eccetera, tutti quelli che partecipano a questa lezione, posso farlo attraverso Google Calendar e vedremo come farlo. E inversamente, se qualcuno mi invita ad un evento, vedremo come possiamo rispondere a tale evento, a tale invito, ok? Accettandolo o meno. Va bene, quindi oggi la lezione entra più nel profondo e nel particolare. E la lezione verrà anche eseguita in maniera diversa, nel senso che io vi mostrerò proprio in diretta attraverso il mio cellulare come eseguire tutte queste operazioni. Perché in realtà nella lezione prima avete avuto una visione molto chiara e schematica di quali sono le impostazioni. Va bene, quindi oggi giocheremo un po' con le varie impostazioni e vi mostrerò quello che potete fare. Allora, facciamo solo un piccolo ripasso del quali sono i vantaggi di questo calendario elettronico, perché conviene utilizzarlo. Prima di tutto, il calendario elettronico è con noi tutto il tempo. Il cellulare oggi è parte integrante del nostro corpo, vero? Attaccato alla nostra mano. Non si smuove da lì. È con noi tutto il tempo. In tal modo anche il calendario elettronico. Lo spazio e la memoria non terminano mai. Io non arrivo ad agosto che mi devo preoccupare di comprare un nuovo calendario, perché il calendario online, quello lì che si trova su Google Calendar, è infinito. Non ho bisogno di rinnovarlo, eccetera, eccetera. Le informazioni non vanno perse perché sono salvate nell'internet, vero? Si possono modificare o cancellare appuntamenti facilmente senza rendere il nostro calendario tutto cancellato e disordinato, vero? Possiamo cancellare un appuntamento, magari fissarne un altro, senza creare confusione. Inoltre, come vi ho detto prima, l'aspetto veramente vantaggioso di un calendario elettronico è quello di poter impostare i promemoria e gli avvisi. Se io sono un po' smemorina, mi dimentico perché ho tantissimi impegni, Google Calendar ci penserà ad avvisarmi lui. Mi dirà, guarda Hanna, hai un appuntamento tra mezz'ora. Per esempio, prima della lezione di adesso sono stata notificata mezz'ora fa e il calendario online mi ha ricordato che ho la lezione con Insieme a Casa e mi ha detto, vatti a preparare, che è tardi. Ok? Ci sono altri vantaggi. Prima di tutto può collaborare con altre applicazioni. Nella lezione precedente con Giorgia avete visto anche come poter impostare la localizzazione dell'appuntamento, vero? E vi aveva detto che se fissate un appuntamento o un evento o un impegno, potete impostare anche la posizione di questo impegno, di questo incontro o quello che è. E Google Calendar entra subito in contatto con l'applicazione, per esempio Google Maps o Waze o altre applicazioni che vi possono indicare come arrivare all'appuntamento, per esempio. E, si possono fissare appuntamenti ricorrenti, come vi ho detto prima. La cosa buona è che si può utilizzare sia dal cellulare, ma anche dal computer. Ovvero, se io sono a casa e voglio per caso controllare tramite il computer il mio Google Calendar, posso entrare e troverò esattamente le stesse cose che io ho inserito nel mio cellulare, nel mio smartphone. Infine, posso invitare persone ad eventi e appuntamenti, vedremo dopo come si può fare, e possiamo anche vedere i calendari di altre persone, ovviamente con il loro permesso, ok? Finché voi non date il permesso a qualcuno di vedere ciò che avete nel calendario, ovviamente il calendario resterà privato, personale vostro, nessuno potrà vedere quello che c'è nel vostro calendario, a meno che voi non diate il permesso a tal dei tali di vedere ciò che, insomma, i vostri impegni. Allora, per chi di voi avesse un account Gmail, dovete sapere che è necessario accedere al proprio account Gmail e da lì potrete accedere a Google Calendar. Sui dispositivi Android l'account è già connesso, perché per poter attivare un dispositivo Android dovreste avere un account di questo genere. Invece da iPhone e dal computer bisogna connettersi con un nome utente e una password per la prima volta. D'accordo? Quindi verificate che tipo di dispositivo avete
Se avete un'email Gmail, perfetto, non avete bisogno di altro. Quella è la vostra chiave per poter accedere a Google Calendar e a tutte le altre applicazioni di Google. Okay? Da smartphone invece, se avete un iPhone come me, dovrete scaricare l'applicazione dal vostro App Store. Okay? Se avete un iPhone, andate a cercarvi il vostro negozio online di applicazioni e dovrete scaricare l'applicazione da qui. Allora, facciamo un piccolo ripasso solo di qual è diciamo la grafica dell'applicazione. Se io apro l'applicazione di Google Calendar, mi apparirà in questa maniera. Vi ricordate? Abbiamo sempre parlato di qual è l'icona del nostro menu generale. Solitamente il menu generale è rappresentato da queste tre righe. Ok? Dunque, se io voglio andare a cercare nel menu generale delle impostazioni, cliccherò su quelle tre righe e mi si aprirà il menu generale che vedete qui. Questo è il menu generale del mio Google Calendar. Oggi andremo a verificare quali sono le impostazioni. Ok, io adesso mi scollegherò dalla presentazione e mi collegherò dal mio smartphone. Okay? Così vi faccio vedere in diretta come giocare con le impostazioni del Google Calendar. D'accordo? Per arrivare alle impostazioni, però, questi sono i passaggi, ovvero cliccare sull'icona del menu e andare poi a cercare in fondo al menu impostazioni. Se non è visibile, scorrete giù. Questo menu si può scorrere col dito. Ok? Quindi andatelo a cercare in fondo. Perfetto. Detto questo, vi chiedo solo un minuto di pazienza, così mi collego col mio cellulare e vi faccio vedere. Eccoci qua. Allora, se avete delle domande, ovviamente abbiamo la chat, potete sempre scriverci, io mi interrompo, oppure quando termino di parlare di un argomento vado a controllare la chat e sarò più che contenta di rispondere ai vostri dubbi. Allora, adesso ho condiviso la mia schermata del telefono, la vedete? Vado a cercare la mia applicazione Google Calendar. Io ho creato una mia cartella che si chiama Famiglia Google. E come vedete, Google Calendar è il primo su a sinistra, vedete? Ok, ci clicco sopra e mi si è aperta la mia schermata di Google Calendar. Come vedete, il mese di luglio ho già qualche impegno, non troppi, però ecco. Adesso vorrei insegnarvi come si può aggiungere una festività. Va bene, noi viviamo in Italia. Quindi vorrei aggiungere al mio calendario tutte le festività italiane in modo tale da sapere quando ho vacanza e quando no. Cosa faccio? Vado a cliccare sul mio menu in alto a sinistra. Vi ho detto che le tre righe sono il mio menu. Ho cliccato su quelle tre righe. Come vedete, mi si è aperto il menu a tendina che vi avevo mostrato prima. Andrò a cliccare su impostazioni, che vedete qui. Vedete impostazioni? Ci clicco sopra. Mi si sono aperte le impostazioni. Ricordate che le impostazioni hanno sempre l'icona della mia rotellina dentata, vero? Quella è l'icona delle impostazioni. Da qui andrò a cliccare su festività. Lo vedete in arancione? In arancione vedo festività. Clicco su festività e qui ho la possibilità di aggiungere, un attimo, ho la possibilità di aggiungere delle festività religiose, che vedete nella seconda riga, o festività legate a qualche nazione. Io, siccome vivo in Italia, ho già impostato Italia. Se per esempio vivessi in America,
ok, e volessi impostare le festività americane, quello che farei è cliccare sulla prima voce che dice, in questo caso Italia, vado a cercare lo stato, la nazione che voglio aggiungere, in questo caso America o Stati Uniti in realtà. Stati Uniti è più corretto. Posso scriverlo su senza dover scorrere, quindi scrivo Stati Uniti e mi è uscito Stati Uniti. Vado a cliccare su Stati Uniti, fine, clicco su fine e vado indietro. Quindi mi ha aggiunto le festività d'Italia e degli Stati Uniti, entrambi insieme, ok? Ora vorrei anche aggiungere delle festività religiose, ok? Vado a cliccare sulla seconda voce che mi dice aggiungi attività e festività religiose. Clicco su festività religiose e posso aggiungere sia le festività cristiane, ebraiche, islamiche e ortodosse, per esempio. Diciamo che a me interessano le festività cristiane, perché vivendo in Italia, diciamo, le attività poi chiudono per le festività cristiane e anche le festività ebraiche mi interessano. Ok? Ho cliccato entrambe le voci. Come vedete, mi sono comparse due V blu. Quando mi appare la V blu accanto alla festività in questione, vuol dire che la festività è stata selezionata. D'accordo? Ora che sono contenta, cliccherò sulla mia freccia che mi porta indietro. Quindi vado indietro e come vedete qui c'è un riassunto delle impostazioni che ho aggiunto. Ho aggiunto quindi le festività d'Italia e degli Stati Uniti e ho aggiunto le festività cristiane e quelle ebraiche. Ovviamente ognuno di voi può aggiungere le festività che vuole. Io adesso vi ho fatto un esempio, a me in realtà non vado negli Stati Uniti, ma era solo per mostrarvi che c'è l'opzione di aggiungere delle festività legate a tantissimi stati, tantissime nazioni. Ora vado indietro, ok? Questa freccia che punta verso sinistra vuole sempre dire torna indietro. Torno indietro alla mia visualizzazione, ok? Adesso torno un attimo alla mia schermata. Questo è il mese di luglio. Perché non vedo le festività? Non le vedo perché ora sono tornata. Allora, scusate un attimo. C'è questa impostazione di questa applicazione che io uso per mostrarvi le cose, che è un po' antipatica perché ha un tempo limite, quindi ogni tanto verrò interrotta, ma senza stress mi ricollego. E va tutto bene. Mi riattacco da dove ho lasciato. Se avete delle domande, questo è il momento giusto per chiedermele. Intanto però mi sono ricollegata, come vedete. Ok. Ok, ci siamo. Avvia trasmissione. Uno e ci siamo. Bene, siamo tornati al nostro Google Calendar. Eccoci qua. Ok? Cosa è successo? Io ho aggiunto le impostazioni delle festività sotto a impostazioni. Ma come vedete, le mie festività e i miei compleanni qui hanno un quadratino vuoto. Questo vuol dire che io li ho impostati come non voglio visualizzarli. Se volessi visualizzarli, io dovrei adesso andare a cliccare il quadratino che sta accanto a festività. Ok? Quindi vado a cliccarlo. Come vedete mi si è riempito, è diventato arancione e adesso questo significa che le festività sono visibili. Infatti, se torno al mio calendario cliccando sulla destra, guardate cosa mi è comparso. Mi sono comparse tutte le festività in arancione. Per mostrarvi meglio le festività, io andrò a cambiare la visualizzazione tramite il menu generale a quella della settimana. Ok? Ho cliccato su settimana e come vedete la visualizzazione del mio calendario si è modificata a 7 giorni alla volta. Ok? Come
Come vedete, il 3 e il 4 mi dice Independence Day, è il giorno dell'indipendenza americana. Ok, quindi il mio calendario mi ha aggiunto l'impostazione Independence Day. Ora io scorro verso destra per andare a vedere gli altri giorni. Per esempio, se dovessi arrivare ad agosto, guardate un po', il 15 di agosto mi dice che è il giorno dell'Assunzione, è Ferragosto, ok? È la prima festività italiana che incontriamo. Se scorressi fino a dicembre, per esempio, sono tornata alla visualizzazione del mese tramite il mio menu, vedete, ho impostato mese e ora vedo tutto il menu. Se scorressi adesso verso destra, cosa vedo? Vado fino a dicembre, per esempio. Ho il giorno di Capodanno, mi mostra quando cade Natale, eccetera, eccetera. Quindi è molto, molto comodo quando vogliamo impostare in maniera automatica le festività, in modo da sapere quando ci sono delle vacanze o dei giorni di festa e quando no. Va bene? Ora vorrei parlare con voi di cos'è un obiettivo. Ok? Allora, sul nostro calendario c'è la possibilità di definire un obiettivo. Cosa significa? È la possibilità in qualche modo di richiedere all'applicazione di trovare per noi un momento migliore nella giornata per prepararci per raggiungere un certo obiettivo. Che cosa significa? Io per esempio mi sono premessa di voler camminare ogni settimana almeno 3 ore, ok? Perché il mio fisioterapista mi ha detto che è molto importante per poter curare un certo dolore che ho alle gambe. Allora intanto si è disconnesso e vi faccio questo discorso sugli obiettivi. Il mio fisioterapista mi ha detto che io devo camminare 3 ore a settimana per poter in qualche modo migliorare questo problema che ho alle gambe. Ma io non riesco a trovare il tempo. Cosa faccio? Tramite Google Calendar posso chiedere all'applicazione di trovare per me il tempo per camminare, per esempio, per fare sport. Se io non riesco a trovare il tempo giusto, lui mi dice, guarda, in base ai tuoi impegni ti posso dire che il momento migliore per camminare è questo giorno, questo giorno e questo giorno. E lui da solo mi imposta questo impegno, questa attività. Ok? L'obiettivo non è solo un obiettivo sportivo. Adesso vedremo tramite l'applicazione che c'è la possibilità di impostare diversi obiettivi. Ok? E andremo a scorrerli tutti così li vedremo insieme. D'accordo? Allora, se intanto avete delle domande su come si imposta la festività, sulla visualizzazione, eccetera, eccetera, scrivetemi pure in chat, sarò contenta di rispondervi. Ok? Intanto mi ricollego al cellulare, così vi mostro come si fa ad aggiungere. Un obiettivo. Eccoci qua, mi sto collegando, siamo, vi condivido la pagina. Ok, siete connessi? Siamo tornati al mio calendario. Adesso io voglio impostare un obiettivo. Prima di tutto, magari scrivetemi in chat se avete degli obiettivi vostri, se vi va di raccontarci, se avete un obiettivo settimanale che volete impostare, se per esempio volete imparare una lingua nuova, allora volete trovare il tempo per impararla, se volete per esempio dedicare del tempo ai vostri nipoti, magari non trovate il tempo perché avete tanti impegni. Qualsiasi cosa, raccontateci sempre se vi va, se avete degli impegni e se vi piacerebbe in qualche modo farvi aiutare da Google Calendar per trovare il tempo giusto per dedicarvi a queste cose. Allora, per definire un impegno, un obiettivo, mentre voi mi scrivete in chat se avete degli obiettivi settimanali, si fa così.
andiamo a cliccare sul più in basso a destra. Vedete questo più che vi indico con il mouse? Ok? È un cerchio, è un tasto a forma di cerchio. Io andrò a cliccare su questo più. Come vedete, mi si sono aperte tre opzioni: evento, promemoria e obiettivo. Io andrò a cliccare su obiettivo, che è mostrato con una bandierina. Ok? Vado a cliccare su obiettivo. Ecco qui. Allora, Google Calendar mi dice adesso di scegliere un obiettivo. Mi dà la possibilità di scegliere tra un'attività fisica, se voglio correre, praticare yoga, fare movimento, eccetera, eccetera. Se voglio sviluppare una competenza, per esempio se volessi imparare una lingua o praticare uno strumento, imparare a suonare il violino, per esempio, e non trovo il tempo, allora Google Calendar mi dà l'opzione. Se voglio dedicare del tempo alla mia famiglia e agli amici, questa è la terza opzione. Se voglio dedicare anche del tempo per me stessa, che è altrettanto importante, molto spesso ci dedichiamo tanto agli altri. Forse dedichiamo tutti noi stessi agli altri. A volte è giusto trovare del tempo per noi stessi, per leggere, per passeggiare, per prendersi cura di noi, di noi stessi. È altrettanto importante. Oppure se voglio pianificare in qualche modo le mie giornate e rimanere sempre aggiornato. Ok? Allora io diciamo che per i miei impegni vorrei in qualche modo trovare tempo per l'attività fisica, perché mi ritrovo tutto il tempo al computer, la verità. Lavoro, studio, eccetera, eccetera, lo faccio dal computer. Ora voglio un po' muovermi e fare un po' di attività fisica. Ho cliccato dunque su attività fisica, sul primo riquadro. Che attività fisica voglio compiere? Voglio allenarmi, correre, camminare, fare yoga? O personalizzata? Vediamo cosa mi dice personalizzata, mi aprirà altre opzioni, vedete? Ho cliccato sull'ultima opzione, mi dice vuoi fare un'escursione, vuoi nuotare, andare in bici, dedicarsi alle arrampicate. Beh, queste sono cose un po' complicate per me, quindi torno indietro con la mia freccia solita che mi porta indietro e andrò a cliccare su camminare perché mi va di passeggiare, ok? Ho cliccato su camminare e mi chiede quanto spesso vuoi farlo? Vuoi farlo una volta a settimana? Tre volte a settimana? O cinque volte a settimana? O ogni giorno addirittura? O vediamo se ci sono altre opzioni, mi riporterà altre opzioni come una volta al mese, due volte al mese, sei volte a settimana. Vedete? Queste sono tutte le opzioni possibili. Allora, il dottore mi ha detto che è meglio tre volte a settimana, quello abbastanza, quindi andrò a cliccare tre sessioni a settimana. Per quanto tempo? Io direi una camminata di un'oretta, ok? Quindi vado a cliccare su un'ora, lo vedete qui. Qual è l'ora migliore? Allora, adesso fa caldissimo, quindi sicuramente il pomeriggio no. La mattina la dedico ad altro, quindi io andrei la sera. Clicco sera. Qui l'applicazione mi dice vuoi connetterti all'app Salute? Allora, l'app Salute in questo momento no, non vorrei. Poi magari approfondiremo anche questa opzione. Quindi clicco su no, grazie. Perfetto. Allora, cosa mi dice? Camminare. Calendar mi pianificherà. Tre sessioni alla settimana, di un'ora di sera. Quindi cosa ha fatto il mio Google Calendar? Adesso lui si studierà i miei impegni settimanali e mi imposterà tre sessioni alla settimana di un'ora di sera. Ok? Bene. Mi riconnetto, ragazzi. Scusate, ma questa è la limitazione di questa opzione di condivisione simultanea. Ma ci mettiamo esattamente un secondo per ricollegarci. Ecco qua. Ci sono, eh? Allora, se finora avete delle domande, perché siamo riusciti a concludere l'impostazione di un obiettivo, potete scrivermi in chat. Siamo tornati alla nostra visualizzazione. Ora, vado indietro un attimo. Vado indietro. Ah no, faccio no grazie, perfetto. Ora vedo altre opzioni. Mi dice tre sessioni alla settimana, di un'ora di sera. Perfetto. Il colore predefinito è il giallo, quindi vedrò
In realtà magari voglio cambiare il colore predefinito perché voglio impostare la mia camminata in un colore diverso dagli altri. Qua, cliccando sull'opzione del colore, mi uscirà la lista di tutti i colori possibili. Io voglio scegliere un colore un po' bello acceso, sceglierò il... lo facciamo il rosso? Pomodoro? Ho cliccato su pomodoro e come vedete l'impostazione del colore è stata modificata. Faccio salva, clicco su a destra su salva, perfetto, e clicco sulla V, ok? Ho cliccato sul cerchio con la V che trovate qua e ora, come vedete, sta caricando. Allora, è molto importante sapere che, ovviamente, Google Calendar ci trova dei momenti giusti, ma noi possiamo poi modificarli. Se non ci vanno bene, se non ci sono comodi, nessuno ci obbliga a tenerli in quell'orario lì. Possiamo sempre modificarli e magari modificare l'ora, modificare il giorno, perché magari non c'è comodo in qualche modo. Allora, come vedete, sotto mi è uscita una notifica che mi dice la prima sessione è oggi alle 7. Questo orario va bene? Sì, in realtà oggi alle 7 sono libera, quindi clicco su, va bene. Allora, io torno un attimo all'agenda. Ah, però, sì, sono a dicembre perché prima vi ho fatto vedere le festività. Quindi io clicco qua sulla parola dicembre. Scusate, bevo un attimo un po' di acqua. Clicco sulla parola dicembre e mi è uscito il mese. Ora io scorro verso destra, ok? Trascino i mesi verso destra finché non torno a luglio. Oggi è il 2 di luglio. Eccoci qua, siamo tornati ad oggi. Chiudo il menu del mese e mi ritrovo, come vedete, al 2 di luglio. Allora, come vedete, mi è uscita l'opzione camminare. Vedete, mi ha impostato la mia camminata di oggi alle 7, dalle 7 alle 8. Ora, torno alla visualizzazione della settimana, così vi faccio vedere tutti gli impegni che ho. Vado su settimana. Eccoci qua. Come vedete, è stato impostato in rosso il mio obiettivo, ovvero la camminata. Questa settimana mi ha impostato la camminata dalle 7 alle 8 oggi e domenica invece dalle 6 alle 7, ok? Se vado a scorrere a destra, vedo la settimana dopo, mi ha impostato una camminata il martedì dalle 6 alle 7 e un'altra dalle 7 alle 8 di sabato. Perfetto, ok? E così via per tutte le settimane dopo. Adesso io torno alla giornata di oggi, ok? Mettiamo che io la camminata sono riuscita a farla, ok? Ora io voglio dire al mio Google Calendar che io ho rispettato l'obiettivo. L'obiettivo di oggi io l'ho fatto. Ho fatto la mia camminata, sono stata brava. Cosa faccio? Vado a cliccare sul mio obiettivo di oggi. Mettiamo che sono le 8 e io la camminata l'ho terminata. Vado a cliccare su camminare. Mi si è aperta, come vedete, l'obiettivo, camminare giovedì 2 luglio, eccetera, eccetera. Se ho eseguito il mio obiettivo, vado a cliccare su questa icona, ok? Che vedete c'è un cerchio. Vado a cliccare qui. Ecco qua. Praticamente mi si è colorato un terzo del mio obiettivo, perché io ho impostato che farò 3 camminate a settimana. Vuol dire che io un terzo del mio obiettivo l'ho rispettato. Ho fatto un terzo della mia camminata settimanale. E quindi sono soddisfatta, in qualche modo mi dà anche una forma di soddisfazione perché sono riuscita ad eseguire quello che mi ero ripromessa. Ok, allora abbiamo concluso la spiegazione degli obiettivi. Ok? Come vedete è scomparsa la schermata perché è finita la condivisione. Allora, Miriam, sì, è uscita. Allora, ti ringraziamo anche noi. Ci spiace che ci hai lasciato prima. Dai, la settimana prossima allora ci sentiamo. Speriamo che ci seguirai di nuovo.
Allora, se avete delle domande finora è il momento giusto. Vi ho spiegato un po' cos'è un obiettivo. Come vi ho mostrato prima, ci sono altre modalità, altri obiettivi che potete impostare, come del tempo per voi, se volete meditare, se volete leggervi un libro, eccetera, eccetera. Quindi vi consiglio di, quando avete tempo, poi non durante la lezione, perché è importante magari adesso che mi seguiate, ma più tardi, se vi va di, insomma, guardarvi l'applicazione, vedere come potete aggiungervi degli impegni, degli obiettivi, e sapete come farlo. Allora, perfetto. Adesso vediamo un attimo come possiamo aggiungere dei partecipanti ad un evento. Allora, mi scrivono, vedo, Marcello mi dice come elimino il programma. Cosa intendi? Cosa vorresti eliminare? Vorresti eliminare poi l'obiettivo? Non ho ben capito la domanda, se puoi magari modificarla, cioè spiegarmela un attimo, ti rispondo. Rachele invece ci dice come cambio l'orario fissato in altro orario in generale. Allora, perfetto, rispondo a Rachele e poi a Marcello, quello che hai fatto. Ok, tu vuoi eliminare quindi la camminata in questione? Faccio un attimo di nuovo share screen, vado a condividervi mia schermata. Eccoci qua. Ci siamo. 3 secondi ancora. Eccoci qua. Allora, Google Calendar. Quindi, Rachele mi chiedeva, se non sbaglio, vediamo un attimo in chat, la domanda. Esatto, mi dice come cambio l'orario fissato in alto in generale. Perfetto, entro nella camminata che ho fatto oggi, ok? Clicco su camminare. Io tolgo l'opzione che ho fatto adesso, quindi ho ricliccato su questo cerchio per toglierla. Ora io voglio cambiare l'orario. Come si fa? L'icona che mi dice modifica le impostazioni è questa qui, quella della matita. Ok? Quando io voglio modificare qualcosa, solitamente vado a cercarmi l'icona della matita. Ok? Quindi vado a cliccare su questa. Come vedete, mi si apre la pagina delle impostazioni dell'evento in questione. Ora io voglio modificare l'orario, le 7 non mi vanno bene, voglio modificarlo diciamo alle 8 perché alle 7 ho un impegno. Vado a cliccare sull'orario che sarebbe, come vedete qua, le 7, quindi clicco sulle 7, mi si apre la rotella dell'ora, vado a modificarlo alle 8, ok? Alle 8 mi va meglio. Una volta che ho fatto le mie modifiche e sono contenta, clicco su salva in alto a destra. Così ho salvato le modifiche, ho modificato l'orario e ora sono tranquilla. Posso fare queste modifiche per qualsiasi evento. Ok? L'obiettivo che io ho impostato non è altro che un evento, si comporta esattamente come tutti gli altri eventi di Google Calendar. Bene, Marcello invece mi chiede come posso eliminare. Se voglio eliminare la camminata in questione, riclicco su camminata. Vado su i 3 puntini, vedi qua su a destra ho i 3 puntini. Vado a cliccare sui 3 puntini e sotto mi si apriranno queste 2 opzioni. Uno è elimina e l'altro è annulla. Se voglio eliminare questo appuntamento, cliccherò su elimina, ok? E come vedete qua mi escono 3 opzioni. Mi dice, vuoi eliminare solo questa sessione perché oggi sei impegnato? O vuoi eliminare tutte le sessioni successive, interrompendo la programmazione? Se tu hai cambiato idea e non hai voglia di fare queste 3 camminate a settimana, cliccherai su tutte le sessioni successive. In questa maniera mi toglie proprio, mi cancella tutti gli obiettivi che mi sono imposta. Se per caso oggi invece hai avuto un impegno e oggi non puoi andare a fare la camminata, cliccherai su solo questa sessione. Siccome io
oggi non posso, ma vorrei continuare e raggiungere il mio obiettivo, cliccherò su solo questa sessione. E così, come vedete, nel mio Google Calendar è sparita la camminata di oggi. Vedete? Non c'è più, perché l'ho eliminata, perché oggi io non potevo. Ok? Quindi vi ricordo di cliccare sui tre puntini in alto. Dovete sempre selezionare prima l'evento, una volta dentro all'evento, come vedete qua, clicco su questa camminata adesso, ok? Clicco qua, quindi sono entrata all'interno dell'evento, qui potrò modificare l'evento cliccando sulla matita, oppure cliccando sui tre puntini potrò andare ad eliminare questo evento o tutti i successivi, va bene? Perfetto, allora... Noemi ci dice che non hai i tre puntini in alto. Allora, hai provato a cliccare l'evento? Sei sicura che sei dentro? Assicurati di aver cliccato l'evento in questione. Se non hai i tre puntini sopra, potrebbero essere in un'altra posizione. Prova a vedere negli altri angoli dello schermo. Magari hai un telefono diverso, un'altra impostazione. Prova a cercarli, dovrebbero esserci, sicuro. Allora, adesso... In questi ultimi minuti vorrei mostrarvi come posso aggiungere dei partecipanti a un evento che io creo, ok? Allora, io vorrei tanto incontrare Edoardo e Giorgia per un caffè, ok? È tanto tempo che non li vedo, vorrei invitarli ad un appuntamento per un caffè, va bene? Allora, vi ricordate come si crea un evento? Un evento si crea attraverso il più, che ho in basso a destra. Allora, perché vorrei... Ok, dopo vi faccio questa domanda. Vado e mi creo un evento. L'evento, come vedete, è mostrato qua in blu. Vado a cliccare su evento. Ok. Ovviamente, sempre sul più bello, la mia condivisione si interrompe. Quindi adesso mi ricollego. Solo un secondo. Mi spiace che è un po' macchinosa come... non importa. Adesso in due secondi ci ricolleghiamo. Purtroppo questa è la limitazione di fare la condivisione simultanea. Ok, eccoci qua, siamo tornati. Allora, come si crea un evento? Ah, prima di tutto, a voi piacerebbe condividere un evento con i vostri amici? Per cosa lo condividereste, secondo voi? Scrivetemi magari in chat se avete qualche idea su un possibile evento da condividere, su quali tipi di eventi si potrebbero condividere. Io, a me, per esempio, viene in mente una festa di compleanno. Se voglio creare un evento che è una festa di compleanno, inviterò tutti i miei amici, gli invitati, attraverso il Google Calendar. Così loro avranno un promemoria di quando è il mio compleanno. Allora, adesso vado a creare un evento. Clicco sul più, in basso a destra, ok? Ora clicco su evento, che trovate qui. Clicco su evento. Perfetto, mi si è aperta la schermata dell'evento. E vado a scrivere adesso il titolo, qua sopra. Scrivo caffè. Caffè. E Giorgia, Edoardo e Anna. Ok? Questo è un caffè, io vorrei invitare, e lo faccio qui. Ora vorrei invitare, sono tornata alla schermata di prima, scusate, vorrei invitare Edoardo e Giorgia. Come lo faccio? Li invito nella seconda voce che trovate qui. Vedete che c'è scritto aggiungi invitati? Perfetto. Li aggiungo. Come si possono aggiungere? Si possono aggiungere solo ed esclusivamente inserendo la loro email, ok? L'email è la maniera con la quale Google Calendar va e invita le persone a me che mi interessano. In questo caso Giorgia, io vado a inserire la sua email, quindi giorgia.mtitalia@gmail.com. Fine. Vado a cliccare su fine. Ok? Eccola qua, l'ho trovata. Questa è una. Vedete che me l'ha aggiunta? E ora voglio invitare Edoardo, quindi cliccherò su scriverò Edoardo
Chiocciola, assicuratevi che l'email sia corretta, perché sennò la persona non riceverà mai l'invito. Pcfix.com. Eccoci qua. Fine. Allora, questi sono i miei due invitati. Ok? Siccome ho terminato di aggiungere gli invitati, cliccherò su fine, perché ho terminato di aggiungerli. Perfetto. Ora mi compariranno qua i miei invitati, sotto la voce invita persone. Quando è l'incontro? L'incontro vorrei farlo domani, venerdì, vorrei bere il caffè con loro alle 10 di mattina, ok? Per un'oretta, quindi fino alle 11 mi va bene. Vedete che qua sotto mi dice venerdì 3 luglio, la fine è alle 11, perfetto. Aggiungi posizione, dove vogliamo berlo il caffè? Lo beviamo magari, c'è un bar molto buono qua vicino. Ecco qua, ho messo un bar che a me piace molto. Ho messo la posizione, come vedete, e il colore predefinito voglio cambiarlo, quindi vado a cliccare su colore predefinito. Lo cambierò in un mirtillo, anzi una lavanda, diciamo un colore lavanda, un po' più tenue. Clicco su lavanda, perfetto. Salva, vado a salvare adesso le mie impostazioni. Salva. Cosa succederà adesso? Io ho fatto un evento condiviso. Adesso Giorgia e Edoardo, nel momento in cui io ho cliccato salva, Google Calendar ha mandato a loro una notifica. Giorgia sicuramente si spaventerà perché non sa di questa cosa. Ha ricevuto un invito per un caffè con Giorgia, Edoardo e Hanna per domani. E loro riceveranno un'email di avviso che sono stati invitati a questo evento. Allora, notate bene, non è necessario che le persone che voi invitate abbiano un'email che è Gmail. Voi potete anche invitare una persona inserendo un'email che è per esempio Hotmail o un'email diversa, un'email che è Outlook o non lo so. Non è obbligatorio che l'email della persona inserita sia Gmail, però è fondamentale che inseriate un'email. Non potete invitare una persona inserendo il suo nome oppure inserendo il suo numero di telefono, quindi deve essere necessariamente un'email. Perfetto. Allora, detto questo, cosa succede nel caso inverso? Se per caso qualcuno mi invita ad un evento, ok? Se qualcuno mi invita ad un evento, come faccio a rispondere all'evento a cui sono stata invitata? Perfetto. La condivisione dello schermo è terminata nel momento giusto, perché adesso inizio un nuovo argomento, negli ultimi minuti. Siamo quasi alla fine. Ovviamente, siccome è una lezione un po' densa di contenuti, e sarò contenta di approfondire poi con voi, se volete anche ripassare l'argomento più avanti, sarò più che contenta di rispondervi. Allora, dovete sapere che l'applicazione di Google Calendar è collegata all'email, vuol dire che io sono registrata su Google Calendar con una mia email, vuol dire che tutti gli impegni o gli eventi che vengono impostati e condivisi con me vengono notificati tramite un'email che viene inviata al mio profilo. Adesso io sono stata invitata ieri da Edoardo ad un incontro. No, un attimo, la condivisione non è riuscita, mi sembra. Scusate. Questi sono gli scherzi della tecnologia. La tecnologia può fare miracoli, ma a volte può essere un po' antipatica. Eccoci qua. Allora, Edoardo mi ha invitato ad un evento ieri e nella mia posta, che adesso vi aprirò, eccola qua, vado ad aprire la mia posta, vado sempre sulla famiglia Google e qui dietro ho Gmail. Come vedete ho 6 email che non sono state lette. Vedete che c'è scritto 6? Apro la mia posta. Sono tutte email di Google Calendar. Questo perché Google Calendar mi avvisa, mi notifica di tutti gli impegni che io ho.
Vi ho detto, no, che Google Calendar mi manda delle notifiche, mi ricorda dei promemoria, giusto? E lo fa attraverso delle notifiche che vengono mostrate sullo schermo, ma anche inviandomi delle email. Allora, prima di tutto voglio farvi vedere una cosa. Edoardo, guardate la prima email della lista. Alle 11:56 ha accettato il caffè. Perfetto. Allora, apro un attimo la schermata. Ho aperto l'email. Caffè, ah, io ho sbagliato, ho scritto Giorgi, ma intendevo Giorgia. Edoardo e Hanna, venerdì 3 luglio. Lui ha accettato. Perfetto. Quindi Edoardo domani ci sarà. Ok? Ovviamente ogni volta che una persona accetta o no, vengo notificata della risposta data. Perfetto, vado indietro, vado alla lista delle mie email, vado indietro e vado giù. Ieri, 1 luglio, Edoardo mi ha mandato un invito che vedete in queste email. Ora vado ad aprire l'email per vedere di che invito si tratta. Lui mi aveva invitato per oggi, giovedì 2 luglio, ad un incontro dalle 10:30 alle 12. Ah, sarà stato l'incontro di adesso. Io però non gli ho risposto, cavoli. Forse sono ancora, ho ancora 3 minuti per rispondergli. Tra 3 minuti sono le 12, ok? Allora, come si fa a rispondere ad un invito? Lui mi ha mandato questo invito per oggi. Come vedete sotto ci sono 3 risposte. Io posso rispondere ad Edoardo: sì, ci sarò. Edoardo, forse ci sarò. Oppure mi dispiace, ma no. Allora, siccome ci sono stata oggi, sono arrivata a lezione, gli risponderò di sì. Nel momento in cui io clicco su sì, come vedete diventa verde, Edoardo è stato probabilmente notificato o verrà notificato nei prossimi istanti della mia risposta. Ok? Ovviamente io, se oggi per caso non fossi riuscita ad arrivare a lezione, avrei potuto rispondergli: Edoardo, no, purtroppo no. Clicco su no e, come vedete, la risposta diventa rossa. Se rispondete di no ad un impegno o ad un evento a cui venite invitati, pare un po' brutto rispondere no e basta, vero? Cosa potreste fare in più, oltre a rispondere di no? Vi viene in mente cosa potreste fare con la persona che vi ha invitato a tale evento? Gli rispondereste esclusivamente di no o magari aggiungereste una spiegazione, un chiarimento sul perché non potete? Potete rispondermi in chat se vi va. Allora, mentre mi rispondete, voglio mostrarvi su Google Calendar come apparirebbe questo impegno a cui sono stata invitata, a questo evento. Edoardo mi ha invitata oggi dalle... Io intanto riclicco sì perché ho accettato. Come vedete, sul mio Google Calendar, e ci torno così, sul mio Google Calendar oggi, che è il 2, vado ad aprire la visualizzazione del giorno, ok? Eccoci qua. Questo è il 3 luglio, io voglio andare al 2 luglio, che è oggi. Come vedete, c'è un impegno, un appuntamento, un evento in giallo che va dalle 10:30 alle 12. Questo è l'invito che io ho accettato da parte di Edoardo. Ok, come vedete, sul mio Google Calendar si è automaticamente aggiornato. E mi ha detto: ah, perfetto, hai accettato l'appuntamento a cui ti ha invitato Edoardo? Allora ti accetto, ti aggiungo l'evento sul tuo Google Calendar in automatico. Quindi voi non dovete pensare a niente, se qualcuno vi invita ad un evento e doveste accettare tale evento, verreste immediatamente, l'appuntamento verrebbe immediatamente aggiornato sul vostro Google Calendar. Se invece dovessi scegliere, ok? Niente, un attimo, se di nuovo. In realtà il tempo si è concluso. Quindi in realtà devo dire che sono riuscita a spiegarvi tutti i punti che volevo. Perfetto, Veronica, grazie. Veronica intanto ha risposto alla mia domanda di prima, ovvero se io rispondo di no ad un evento, rispondo di no e basta, ma pare un po' brutto rispondere di no. Cosa si può fare? Veronica dice: ringrazio e spiego che non posso,
e offro di rivederci un'altra volta. Esatto, come fai a farlo? Tramite un'email di risposta. Visto che siete dentro a Gmail e avete controllato dentro alla vostra posta l'invito, potete rispondere a tale persona tramite un'email: guarda, mi dispiace Edoardo, domani non posso, e comunque potrei magari dopodomani dalle 3 alle 4, per esempio. È una risposta cortese, e Edoardo sono sicura che non ci rimarrà troppo male, e niente, insomma, la passo liscia così, non parrà troppo maleducata come cosa.